Perché l'acqua è liquida a temperatura ambiente? Sembra una domanda banale, ma scopriremo che non è così. Io sono Alfredo Guerra, sono un chimico e sei su Chimica Quotidiana, un progetto nato per aiutare le persone a conoscere, comprendere e utilizzare il magico potere della chimica nella propria vita quotidiana. Prima di cominciare però volevo ricordarti che puoi venirmi a trovare sul sito di Chimica Quotidiana, dove scoprirai tante curiosità sulla chimica di tutti i giorni, e puoi iscriverti al canale YouTube e cliccare sulla campanella per essere informato sui prossimi video. Oppure puoi venirmi a trovare sul canale Telegram di Chimica Quotidiana per i dietro le quinte e le anteprime sui prossimi video. Bene, cominciamo, però prima di cominciare faccio un sorso d'acqua. Qualche giorno fa mia figlia mi chiedeva: ma papà, quanto è grande il mare? Beh, il mare, figlia mia, è abbastanza vasto, e per fartelo capire basta pensare che sulla Terra il mare occupa, il mare, insomma, le acque liquide occupano 3/4 della superficie terrestre. Vuol dire che se noi consideriamo la Terra divisa in 4 parti uguali, la superficie della Terra divisa in 4 parti uguali, bene, 3 di queste, vediamo se sono bravo e le indovino tutte e 3, 3 di queste sono composte da acqua, sono coperte d'acqua, e una invece da terra. Quindi immaginiamo di quanto è grande e quanto è vasta l'acqua sul nostro pianeta, e quest'acqua è un'acqua che è liquida. Sembra una cosa banale, ma scopriremo che così non è. Perché? Andiamo a vedere come è fatta una molecola di acqua. Beh, la molecola di acqua è essenzialmente questa, vedete? Fatta da un atomo di ossigeno e 2 atomi di idrogeno, questi bianchi. Andiamola a vedere nel dettaglio. In questo caso vediamo come sia una molecola abbastanza semplice. Se noi adesso la confrontiamo con molecole un po' più complesse, per esempio prendiamo questa molecola qua, che è una molecola di propano. Questa è una molecola di butano e questa è una molecola di pentano. Beh, siamo portati a pensare che se l'acqua è liquida, anche queste molecole saranno liquide, perché sono più grandi, e quindi più grande probabilmente pensiamo che sia anche più pesante. E beh, così non è, perché queste molecole qua, queste 3 molecole, sono in realtà delle molecole gassose e sono i costituenti principali del GPL, il gas di petrolio liquefatto, ovvero sia quel gas che viene utilizzato nelle automobili in sostituzione della benzina. Quindi, come vediamo, non è detto che più grande sia necessariamente più pesante, è più pesante, ma non è detto che sia liquido. E allora c'è qualcosa in più nella molecola di acqua rispetto a queste molecole che la fa essere liquida. Andiamola ad analizzare nel dettaglio, e per questo ho preparato questo modellino qua. Allora, questa è la stessa rappresentazione di questa molecola. Ora, che succede? Nella molecola di acqua, per una conformazione chimica di questa, noi abbiamo che sugli atomi di idrogeno ci sono delle cariche positive, mentre sull'atomo di idrogeno ci sono delle cariche negative. In realtà sono delle parziali cariche, però per semplificarci la vita diremo che ci sono delle cariche positive e cariche negative. E allora che cosa succede? Quando una molecola di acqua incontra un'altra molecola di acqua, quello che succede è che queste molecole si organizzano in modo tale che le cariche positive siano vicino alle cariche negative e viceversa. Quindi, se la rappresentiamo in questo modo qua, vedremo che gli atomi di idrogeno si legano vicino agli atomi di ossigeno, formando quindi una sorta di catena, una sorta di legame. Bene, queste congiunzioni tra l'atomo di idrogeno
e l'atomo di ossigeno di una molecola vicina ha un vero e proprio nome, perché è un legame, diciamo, molto molto debole, però sufficiente a tenere vicine le molecole. Questo legame prende il nome di legame idrogeno ed è fondamentale, perché questo avviene quando le molecole sono molto vicine tra di loro. Questo legame che fa? Si forma e si disfa molto velocemente, perché le molecole nell'acqua sono vicine tra di loro, ma sono comunque in continuo movimento. E ogni movimento fa sì che si formi un legame, uno di questi legami idrogeno, e allo stesso tempo questo legame si rompa per poi formarne un altro. Quindi nella massa di acqua, dove sono presenti miliardi e miliardi di molecole di acqua, si formeranno miliardi e miliardi di questi piccoli legami chimici. È un po' come il concetto dell'unione fa la forza: tanti piccoli legami deboli formeranno un sistema strutturato più forte. Provate a prendere uno stuzzicadenti e a romperlo. Sarà abbastanza semplice farlo, però provate ad aumentare il numero di stuzzicadenti e provate a romperli contemporaneamente tutti insieme. Vedrete che più aumenta il numero di stuzzicadenti, più sarà difficile romperli. E questo è più o meno lo stesso concetto dei legami a idrogeno che si formano e si rompono all'interno della massa di acqua. Questa particolarità è dovuta anche al fatto che le molecole di acqua alla temperatura ambiente hanno una velocità di movimento tra di loro tale che questi legami, che queste molecole sono vicine abbastanza tra di loro per poter formare questi legami idrogeno. E questo, per esempio, non succede con queste molecole più grandi, perché queste molecole più grandi, sebbene hanno anche atomi di idrogeno legati ad atomi di carbonio, questi neri, questi atomi di idrogeno non hanno una carica positiva e quindi non hanno la possibilità di formare il legame idrogeno. Per cui queste molecole sono separate tra di loro e non riescono a coesistere insieme nello stato liquido alla temperatura ambiente. Ed è grazie a questa piccola magia della chimica che noi possiamo avere acqua liquida sul nostro pianeta, berla e avere la vita, perché la vita è nata nell'acqua, per cui non sprechiamola e non inquiniamola, ma abbiamo rispetto per questa risorsa, perché non è inesauribile, sebbene sia tanta, ma bisogna trattarla con cura. Dall'acqua nasce la vita e se noi roviniamo l'acqua, roviniamo anche la nostra vita. In un prossimo video capiremo perché l'acqua è vitale per il nostro organismo. Però prima di questo volevo chiederti di scrivere nei commenti perché per te l'acqua è importante e se hai un episodio particolare che ti è capitato e ti ha fatto capire l'importanza dell'acqua per te e per gli altri. Io ti saluto alla prossima e ti ricordo che puoi sempre iscriverti al canale e cliccare sulla campanella per essere informato sui prossimi video. Ciao!